Recensione in un... No, in un minuto no. Oggi vi voglio parlare di Fusera e Fumattina, che è il penultimo romanzo di Ken Follett. È un romanzo storico e se conoscete l'autore saprete che si tratta del prequel ad altri due famosissimi romanzi di Ken Follett, che sono I pilastri della terra e Il mondo senza fine. Questo romanzo narra la storia di Edgar, un costruttore di barche, e della sua famiglia, che sono costretti a scappare dal villaggio di Combe, nel sud-ovest dell'Inghilterra, dopo un attacco sanguinoso dei vichinghi. Insieme ad Edgar si susseguono nel romanzo tutta una serie di personaggi molto ben caratterizzati, tra cui Aldred, un monaco intransigente delle regole e amante dei fanciulli, che vuole diventare bibliotecario e vuole dare prestigio al proprio monastero, e tre fratelli, Wijelm, Wilulf e Winston, che detengono il potere della regione di Shiring e spesso usano violenza per mantenerlo, e Ragna, una nobildonna normanna che si ritroverà sposata a uno di questi tre fratelli e coinvolta, diciamo, nei loro traffici loschi. È molto difficile riuscire a descrivere e a riassumere in poche parole questo romanzo. Non solo per la sua lunghezza, sono circa 800 pagine, ma anche per la complessità con cui Ken Follett, sempre nei suoi romanzi, tesse la sua trama. Però è un romanzo molto bello, la scrittura di Ken Follett è molto coinvolgente, quindi è un romanzo che a me è piaciuto molto, ve lo consiglio però solamente se vi piacciono i romanzi storici, se non vi fate intimidire dai romanzi molto lunghi. E se non avete problemi a seguire trame molto complesse.